bambine, ma state facendo ancora colazione? Dobbiamo uscire. Vale, mi servono ancora le ultime cosine per Natale. Fra 6 giorni è Natale e io sono indietro con i regali ai nonni. Per favore, se ti prepari, usciamo. Adesso lo dico anche ad Anastasia, ok? Ok, va bene. Cosa stai facendo dentro l'albero di Natale, te? Non ho spento le luci. Il gatto, guardalo, guardalo. Guardate, ragazzi, questo gatto è tremendo. E vedete, spegne la luce perché tocca la presa. È anche pericoloso perché rischia di prendere la corrente. Ma del resto, cosa possiamo fare? Cosa sta facendo? Telecomando per accendere le luci. Guardalo. Oh, ti ha fatto un agguato. Vuole giocare con te. Ma lo sai, Anastasia, che gli abbiamo preso un regalino anche a Gasper per Natale? Qual è? Poi lo vediamo insieme, ok? Io, eh? Sì, eh? Non diciamo niente, è una sorpresa, poi lo facciamo vedere, va bene? Senti, amore, la mamma deve comprare 2 cosine ancora per Natale, mancano pochissimi giorni e oggi è sabato, l'unico giorno che possiamo uscire tutti insieme. Andiamo a prepararci così usciamo? Sì. Dai. Siete vestite? Ok, andiamo per favore, mi sta chiudendo il tabacchino, è una cosa urgentissima da prendere. Dai, andiamo. Cos'è questo rumore? Ani, guardami. Devo andare, dobbiamo andare perché sono quasi le 12:30 e sta per chiudere il tabacchino e ho bisogno urgentemente di comprare una cosa prima che chiuda, ok? Mettiti il cappotto. Finalmente, ragazzi, siamo riusciti a salire in macchina. Oggi è sabato e sabato prossimo noi. Che giorno è sabato prossimo? È carnevale! Sì, sabato prossimo. Dove sei? Qua. Ani? Ciao! Sabato prossimo, ragazzi, è la vigilia di Natale e si iniziano con i cenoni, con i pranzi, con tutto. Che sta dicendo? Come? C'è la Befana! La Befana dopo. Ma che sta dicendo? C'è Pasqua! No, ragazzi, tra poco è Natale, tra pochissimi giorni è Natale. Ragazzi, avete deciso, avete scelto quale regalo volete ricevere da Babbo Natale? Scrivetecelo nei commenti. Ma soprattutto, voi avete fatto i regalini di Natale e avete finito di fare tutte le commissioni che ci sono per Natale? Di solito ci si riduce all'ultimo giorno che manca sempre qualcosa. Allora, andiamo a prendere queste ultime cosine. Visto che stasera dobbiamo andare fuori a cena con la ditta di papà, volete farvi un bel bagnetto caldo? Eh? Dai, va bene. Allora... meno male, wow, che bello. Ok, Anastasia, dopo facciamo un bel bagnetto caldo? Sì. Dai, va bene, a dopo, ragazzi. Prima spesuccia fatta, ho fatto alcuni acquisti, sono qua dentro. Anastasia, sei riuscita a trovare una cosa che non vedevo e che volevo assolutamente. Io l'ho guardato, però non tu l'hai guardata. Hai trasmesso il pensiero ad Anastasia che mi ha detto: mamma, eccolo qua. Adesso, bimbe, ma dove andiamo? Che è qua, attaccato. Andiamo a mangiare? Quanta gente c'è oggi al Burger King? C'è il mondo. Però non prende. Non prende qua dentro, no. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ordinato direttamente al banco, perché altrimenti non avevamo neanche un posto libero per ordinare online. Adesso aspettiamo di fare la pappa, mi è venuta fame. Buon appetito. È arrivato tutto? A few moments later. Ok, siamo tornate a casa, tu stai già mangiando un gelatino, giusto perché abbiamo mangiato poco. Hai mangiato bene al Burger King? Sì, Google stava ripetendo quello che stavi dicendo te. Ah, ecco. Quante coccole che si prende Gasper da Vanessa. Allora, Vanessa, dobbiamo fare il bagnetto perché stasera siamo fuori a cena con la ditta. E quindi vi dovete lavare anche i capelli, eh? Va bene? Sì. Dai, fra poco prepariamo tutto l'occorrente e la vasca da bagno. Tra pochi minuti prepariamo tutto, ok? Guardate, ragazzi, ho fatto cadere 2 palline, gatto. Il gatto gioca con il nostro albero e del resto... è un gatto. È inutile che ti nascondi perché si è fatto tardissimo. Fuori, ragazzi, c'è una nebbia spaventosa e noi dobbiamo andare fuori a cena. Non so come faremo. Vanessa e Anastasia a fare il bagnetto. Ti do un compito a te, Vanessa. Vai in bagno e riempi la vasca da bagno, ok? Va bene. Dai, tu invece scegli già i vestitini da mettere per stasera. Va bene? Guardate, ragazzi. Cosa guardiamo? Posso mettere i vestiti? Io così.
Vuoi l'abitino? Fa freddino. Ma io così. Ah, ma fa freddo, amore. Ma fa freddissimo. Guarda dentro. Fa caldo. Dentro. Sì, è vero, hai ragione. Va bene, vieni così. Guarda, sì. Vediamo. Aspettate, io mi metto qua, se no mi faccio male. Perché qua che bello. E non mi sembra il caso di farsi male a una settimana da Natale? Madonna mia. Ma sei bravissima, Carla Fracci. Ma Anastasia, dobbiamo andarci a preparare, non ti devi fare male, dai, fai la brava. Guardate, guardate. Yeah, ok, perfetto. Amore, vai a preparare, dai. Dobbiamo anche asciugare i capelli e tutta la trafila, dai. E sono curiosa di quale regalo Babbo Natale mi porterà. E voi che regalo avete chiesto Babbo Natale? Scrivetelo nei commenti. La fascia dei capelli sarà qua. Vabbè, non c'è. Oh, che male. Allora Ani, ho mandato Vanessa a preparare la vasca da bagno. Tu hai deciso cosa mettere per stasera? Sì, il vestito verde. Vuoi metterti il vestito anche se fuori fa un po' troppo freddo? Beh, è un vestito caldo, guarda che poi lì al ristorante fa caldo, Vabbè. Ok, allora adesso andiamo a preparare i vestitini e facciamo il bagnetto. Allora, amore, vai dentro l'armadio e prendi la borsetta verde, perché io ti ho tirato fuori il tuo abitino verde. No, l'armadio di là, amore. No, Anastasia, di là. Bravissima. Dai, adesso andiamo a vedere Vanessa che punto è, così facciamo questo bagnetto che tra poco si esce. Non ho tutta questa voglia di uscire stasera perché c'è troppa nebbia e a me non piace uscire quando c'è la nebbia. Ah, Vane, ascolta! Oh no! Ma ancora tu? Sì, perché? Non mi volevi? No, sinceramente preferivo non vederti mai più. Ascoltami bene. Dobbiamo uscire. Vanessa, per favore, non mi fare arrabbiare. Intanto mi chiamo mercoledì. Ma perché? Se no, cosa succede? Ma cosa vuoi fare con quella spazzola? Non succede niente. Succede che perdiamo la cena, tuo papà si arrabbia e io litigo con lui. Quindi, per favore, slegati le trecce. Questa serve per ucciderti, ma comunque le mie trecce non verranno mai slegate. Anastasia, vieni con me, muoviti. Ma dove vai tu? Dove vai? Perché la segui? Dove state andando? Fermati. È ora di fare il merenda. Ma quale merenda? Dovete fare il bagno. Se fate il la merenda. Bagno. Oh, fanno solo gli sfigati il bagno, io faccio la doccia. No, il bagno lo fanno le persone normali, come del resto anche la doccia. È estate e io. Non è estate, c'è fuori una nebbia che probabilmente a te piace un casino. La nebbia è bellissima, è la cosa più bella del mondo. Quando mai ti capita? Ma guarda, quasi tutti gli anni. Però senti, allora, se ti piace così tanto, se vuoi puoi venire fuori a cena non con fai. Noi. Comunque, andiamo a fare merenda. Oddio mio, con questa merenda, ma come posso dirle di no? Allora, ascoltami bene mercoledì, pensaci tu a questa merenda leggera per Anastasia, perché mi sa che è l'unica che farà il bagnetto. Io devo andarmi a preparare perché sono veramente stufa di questa situazione e quindi torno tra poco, ok? Va bene. A te ci penso io. Perché? Ti faccio bere una cosa buonissima. Che cosa, un'estate? Sì, proprio un'estate. Ma questo è il vino, non è estate. Esatto. Ma io non posso bere il vino, sono ancora una bambina. Ma questo è il vino speciale per i bambini, c'è scritto. Io non lo voglio. Beh. Bevilo tutto, mi raccomando. Sì, ok.
È buono, vero? È buonissimo, guarda. Non c'è di che. Cosa fai? Bene, fai... Mamma mia ragazzi, che noia, è tornata mercoledì, Vanessa si è trasformata di nuovo in mercoledì, si crede mercoledì, ma io veramente non so più come fare. Adesso vado a vedere che cosa stanno combinando perché siamo in super ritardo. Bambine? Ma cosa ti succede Anastasia? Non ho capito, cosa? Hai bevuto il vino? Sì. Oh mio Dio. Ma cosa hai fatto, scusa? Hai dato il vino da bere alla bambina? È per bambini. Gli hai dato il vino da bere? Non è per bambini, non esiste un vino per bambini. Il vino è per adulti. Contiene alcol e l'alcol ai bambini fa stare molto male e anche agli adulti. Anastasia, cosa ti senti? Cosa ti senti, Anastasia? Attenta a non cadere, ma tu sei ubriaca persa. Come facciamo a uscire? Adesso sai che ti devo portare in ospedale. Cosa c'è, Ani? Ti viene da vomitare? E certo, ci credo, sei ubriaca. Andiamo in bagno, ce la fai? Ce la fai? Ti tengo io? Oh mio Dio, adesso questa mi vomita. Oh. Amore, come ti senti? Un pochino meglio? Che adesso che hai vomitato? Vai a sdraiarti sul divano. Sdraiati. Rilassati qua un attimino che io vado a dire due cosine a quella bambina malefica. Amore, mi dispiace. Sì, amore, sì. Dormi, dormi che ti passa tutto, speriamo. Eccoti, proprio a te stavo cercando. Ma come ti sei permessa? Come ti sei permessa di dare da bere a mia figlia? Ma tu chi sei? Io sono mercoledì e faccio quello che mi pare, ok? Ecco, adesso abbiamo l'alcolizzata e la contusa. Mamma, ma cosa fai? Mamma, come va? Cioè, fammi capire. Hai battuto la testa. Ancora ste trecce. Ma no, guarda che l'altra volta le trecce tu non ti sei nemmeno accorta di averle. Hai picchiato la testa? Tutto bene? Lo sai cosa? Mi ricordo solo di aver picchiato la testa su, ma nient'altro. Infatti stavamo per preparare la vasca da bagno e hai picchiato la testa e sei uscita dal bagno con le trecce vestita di nero. Lo sai cosa hai fatto? Non hai fatto. No, tu sai cosa hai fatto? Hai fatto bere il vino a tua sorella, adesso è ubriaca, dobbiamo uscire. Mamma. Ciao amore. Come stai? Bene. Stai bene anche tu? Sì. Oh, ma che meraviglia, deve essere la magia del Natale. Quindi possiamo andare a fare il bagnetto? Sì. Tu chi sei? Io sono Venerdì. No. Scusa, Vanessa. Ah, ecco, mi prendi anche in giro, Vanessa. Dai, andiamo a fare il bagnetto che dobbiamo uscire. Cioè, no, sono Anastasia. Andiamo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.